memoria come disturbo sfata il principio di unità. La mimesis è inattribuibile all'uno, all'uno che si divide in due, la condizione del disturbo. L'identificazione proprietà del sembiante. La condizione è il sembiante. La mimesis non è il simulacro, ma una proprietà del simulacro. Oggetto e causa. La condizione non si vede, non si tocca, non si afferra, non si concepisce. Punto e contrappunto come condizione. L'idea del punto, l'idea del contrappunto. Il lapsus, lo sbaglio di conto, la svista, la sbadataggine, l'errore di calcolo, il malinteso. Sono i disturbi. Non procedendo le cose dall'uno, non hanno dimostrazione. Né giustificazione.
non si economizzano. Solo parodiando il numero può chiamarsi logica. E la logica è impossibile. Punto e contrappunto come numero, ma anche la dimensione è numero. Anche la relazione, anche l'operazione, anche la funzione. Il numero della parola non è proprio. In modo proprio non è la logica della parola. E segnatamente non è l'ontologia della parola. L'approccio ontologico alla dimensione spazializza la dimensione, quindi spazializza la materia, il linguaggio, la sembianza, spazializza la serie, che sia quella del linguaggio o che sia quella della sembianza. Soltanto se l'uno si divide in due, allora valgono le categorie dell'identico, dell'opposto, del simile, dell'analogico. Ma in nessun modo può mimesis portarsi o convertirsi nella somiglianza. E nemmeno nella rappresentazione o nella presentificazione o nella presenza. La stessità della la stessa cosa esige la mimesis, l'identificazione. Tra virgolette, identificazione.
Spazializzare la dimensione è compito di ogni sistema politico. L'identità. E l'esca della maschera. E della differenza. E quindi della differenza e dell'alterità dell'immagine. La maschera quanto c'è di più irriducibile, quindi così, l'irriducibile, cioè l'irriducibile dell'alterità dell'immagine, ma è l'indice dell'innegabilità, dell'innegabile dell'alterità dell'immagine. Alterità frastica, differenza frastica. La maschera è un indice frastico. L'esca esige l'oggetto e la causa, ma non è l'oggetto né la causa. Adalma. E esca. Anziché sembiante. Agarma non è oggetto parziale, non è l'oggetto A di Lacan,
e appunto esca. Non era oggetto transizionale. L'esca, l'ulleur, francese, l'ulleur, l'esca. Non è nemmeno lo schermo, ma lo esige. Norme, regole, motivi sono esche, pretesti o esche, l'esca, come il fine, il motivo, il fine. E l'esca. Il prezzo è l'esca. Pesca, vero nessun causalismo, nessuna obiettivazione, nessun feticcio, nessun fascino. In nessun modo la causa prescinde dall'oggetto, in nessun modo l'oggetto prescinde dalla causa. Fobia e feticcio sono vanità. Nessun effetto della parola può fare a meno dell'esca. Ma nessuna partita, nessun dispositivo. Che il punto e il contrappunto siano specchio, o siano sguardo, o siano voce.
ciò che specifica il sembiante è ciò che specifica il sembiante. Rispetto al disturbo. E sia nella dimensione di linguaggio sia nella dimensione di sembianza. Adarma. Dunque non è l'immagine. Ah, Eikon e Eidolon sono intraducibili, ma attorno alla traduzione, tra virgolette, alla conversione, alla versione di questi di Eikon e di Eidolon in latino, stanno scritti concettualizzazioni, dottrine, religioni, modi di spazializzare la sembianza. Sembianza. La sua serie, la sua struttura, le sue funzioni. L'inibizione, l'esibizione, la proibizione, e, ovvero la funzione di zero, la funzione di uno, la funzione di altro, su cui, da cui risalta rispettivamente il controinvestimento, il surinvestimento e l'investimento, risaltano. Questione di immagine, la sembianza, sì, ma non di immaginazione. La fantasia non è immaginazione. Non è creazione, non è immaginazione. Così, la mimesis. La mimesis non si converte in credenza o in immaginazione.
non serve. La spettacolarità, la specularità, la spettacolarità. La musicalità. Simulacro, sembiante, lo specchio, lo sguardo, la voce, la mimesis, la mimesi, volgendo con pronuncia latina, e l'idea, l'idea. L'idea dello specchio, l'idea dello sguardo, l'idea della voce. L'idea che ognuno ha dello specchio, fonda l'immaginazione. L'idea che ognuno ha dello sguardo fonda la creazione. L'idea che ognuno ha della voce fonda la sua popolarizzazione, la sua pluralizzazione, la sua musicalizzazione. Mimesis, no? È inconvertibile in imitatio. Ogni imitazione è ideale. E risponde all'idea che ognuno ha dello specchio, dello sguardo e della voce. E questo è il mimetismo, cioè senza mimesis. Il mimetismo in tutta la sua idealità.
che in ogni sua incarnazione, ideale, in ogni sua economia ideale. In ogni sua riproducibilità. L'idea che ognuno ha dello specchio, l'idea che ognuno ha del quadro, l'idea che ognuno ha della voce, è il fatto. Così come Wittgenstein dice, l'immagine è il fatto. Ma quale immagine? Wittgenstein. Ma quale immagine? È l'immagine ideale. È l'idea che ognuno ha, o che Wittgenstein ha, dello specchio, dello sguardo, della voce, che è il fatto. L'idea è l'idea materna. L'idea che agisce, l'azione e quindi il fatto. Pertanto la riproduzione economica del fatto, la riproduzione economica giudiziaria o in ogni caso salvifica. Il movimento senza linea non è il movimento considerato da Aristotele. Perché sia misurabile, il movimento deve allinearsi. Ma il movimento è kinesi e cinema. Kinesis, kinema. C'è disturbo. Disturbo delle immagini. L'immagine si movente, non è un disturbo, è disturbo. L'immagine si movente, è disturbo. La struttura dell'immagine si movente, è disturbo. È il conto delle immagini, il conto delle immagini, con lo sbaglio di conto. È il conto dell'immagine come svista, come sbadataggine. Il conto delle immagini è disturbo. Quello che appunto è trovata. La trovata, qual è la trovata? La differenza dell'uno dall'uno o, e quindi anche, dell'uno dell'immagine, dall'uno dell'immagine, la trovata, l'alterità dell'immagine, la cultura dell'immagine, la trovata, cioè è la teoria, chiaro che teoria è mentre teatro è l'arte dell'alterità dell'immagine, ma teoria e teatro è una struttura, è la struttura dell'esibizione, la struttura di quell'esibizione che nessuna censura può evitare. Perché la censura, e qui sono trae con sé un'altra esibizione.
cioè la funzione di esibizione, funzione dell'uno, dell'immagine. È inassumibile. Teoria, teatro, è una struttura che induce, come induce lo sguardo, come condizione lo sguardo. L'uno è diviso dall'uno, dunque nessuna piega dell'uno, ma la flessione dell'uno, riflessione. Per ridondanza, perché è inassumibile. Perché è contraddistinta dalla. Perché la struttura dell'esibizione, come la struttura della resistenza, è contraddistinta dall'abbondanza. Abbondanza. L'onda non è assumibile. Cioè la flessione o la riflessione non è un ripiegamento, reflexio come ripiegamento. Non c'è immagine riflessa, non c'è realtà riflessa. Non c'è il riflesso della realtà. Non c'è nessuna sovrastruttura che sia il riflesso della struttura. Mimesis. Aristotele. Prima Platone, poi Aristotele. Mimesis. Rispetto al vai e vieni, alla fusis. Intorno. Ma alla condizione della fusis. Alla condizione del labirinto. Il vai e vieni intorno. La struttura del labirinto, nella dimensione di sembianza, è quella che Freud chiama erogena. Erogena non è una zona, una superficie. La superficie non è erogena. È la struttura del labirinto. E la memoria come ricerca, la memoria come ricerca che è erogena. Ma mimesis, c'è ancora Aristotele. Mimesis praxeos. Allora, la mimesi. Mimesis. È la condizione della ricerca, della struttura del labirinto. Fusis. È la condizione del rinascimento. Ma anche mimesis praxeos.
è la condizione del fare. Di ciò che si fa. La condizione dell'impresa, mimesis. L'idea che ognuno ha o non ha dello specchio non è lo specchio. L'idea che ognuno ha dello sguardo non è lo sguardo. E l'idea che ognuno ha della voce non è la voce. Ovvero, nessuna idea di origine che possa assumere la mimesis, nel mimetismo della parentela. Nel mimetismo sociale. Quindi nel mimetismo ereditario, nel mimetismo sociale, nel mimetismo istituzionale, nel mimetismo burocratico. In breve, nell'ontologia della città. Il disturbo è di logica, se l'idea dello specchio, l'idea dello sguardo, l'idea della voce è l'idea che ognuno ha, cioè se è l'idea che agisce. Il colore
poco fatto. Condizione del fumo, della sembianza. Fumo. Ovvero l'eco. L'immagine acustica. L'immagine l'alienazione che è propria della struttura dell'altro nella sembianza. È ciò che rende l'immagine acustica. Né nella dimensione di linguaggio, né nella dimensione di sembianza, nessuna sincronia. Nessuna coincidenza fra il sembiante e il tempo. La sembianza e il tempo, la dimensione di sembianza e il tempo è anatomia, anacronia. È l'anatopia della parola e l'atopia della parola, è il non luogo. Come l'analogia non è una categoria del processo di unificazione, ma l'assenza di logia. Il tempo, l'automa, la schisi. È il modo del tempo, il modo dell'anatomia, il modo dell'anatomia è la moda.
e anche il disegno. Che è pragmatico. Quel disegno che è pragmatico. La logica speculare o inquisitoria è la logica che postula la simulazione, il concetto di simulazione, postula la simulazione, cioè la simulazione è quella, la simulazione. La soppressione ideale dell'elasticità. Quindi la soppressione del sembiante e del tempo. La soppressione dell'autismo e dell'automatismo, del sembiante e del tempo. La simulazione, il demonio che caccia il demonio. Tale è il daimon di Socrate. La sembianza, la marcanza, la marcatura. Il dogma della sembianza è appunto l'incredibile, l'inopinabile, l'inimmaginabile. Ah, è la cifra della sembianza. Il tipo. Il tipo originario. L'arcatipo. La parola nella sua dimensione di sembianza che diviene dogma. La dogmatura della sembianza. Vestis. Vestis nella sua struttura, quindi vestis sia nella struttura dell'inibizione, sia nella struttura dell'esibizione, sia nella struttura della proibizione. Proibizione non è un divieto.
molti luminari che si sono soffermati sulla sublimazione. La frontiera e il limite del tempo non sono confini, non sono un confine. Cioè, il limite del tempo è invalicabile, non è un limite soggettivo. Non c'è trasgressione del limite, come crede Georges Bataille. La valutazione e sopravvalutazione. La valutazione è... Perché sopravvalutazione? Perché non si può... Non c'è un'assunzione del tempo. Un'economia del tempo. Allora, sopravvalutazione. Sopra, perché è imprendibile. La valutazione del tempo. È impensabile. Valutazione nella dimensione di sembianza è anatomica, valutazione è anatomica, sessuale ma anatomica. Nella dimensione di linguaggio è il giudizio che è temporale, no? Il giudizio. L'idea di fine della frontiera, di fine del limite, è l'idea di confine. L'idea di fine del tempo. È l'idea di spazializzazione del tempo. E quindi spazializzazione della... del fare, di ciò che si fa. Il limite è invalicabile e assumibile, cioè il limite senza telos, la frontiera senza telos, questo indica sublimazione. Non c'è più trasgressione, perché la trasgressione è il limite. Indica significa il limite che finisce. Il limite che finisce significa questa fine del limite, questa fine della frontiera è trasgressione.
trasgressione, transvoluzione. L'idealizzazione è economia della parola sul principio ideale, cioè sul principio della morte della materia, sul principio di morte. La divisa si può indossare, non la vestis. La sembianza, il linguaggio, la materia. La dimensione, singolare triale. La materia inconoscibile, dice, scrive Aristotele. E Frege dice che figur o gebilde sono impensabili. Jelmsref della materia, nessuna episteme. Ancora la sembianza, la dimensione di sembianza, l'illusione. L'illusione. Il gioco nella sembianza.
l'illusione, il gioco nella sembianza. Incompatibile con l'immaginazione, la credenza, la creazione, la concreazione, la ricreazione. Hegel postula l'identità della fine e dell'origine. L'identità della fine e dell'origine. Quindi l'identità è il segno del cerchio. In questo quadro ontologico la solitudine diventa attributo dell'identità, quindi dell'unità. La solitudine dell'uno, proprietà dell'uno, che si divide in due. La solitudine è proprietà del simulacro, della simultaneità, del sembiante, proprietà dello specchio, proprietà dello sguardo, proprietà della voce. L'identità. Attributo della circolarità, anche quando viene definita giuridica, l'identità giuridica. L'identità giuridica per sorreggersi, per stare in piedi, per animarsi, ha bisogno della creazione. Ogni creazione procede dall'uno, ha bisogno della creazione del soggetto. E il soggetto è supposto, supposizione, ipotesi, supporto e garante dell'economia giuridica. L'identità è indicata come esca. Esca del carnevale, della maschera, dell'attività frastica, della differenza frastica. L'identità è il travestimento impossibile. Il deghismo. L'udighismo è impossibile.
la somiglianza. Si aggroviglia lì, scroschi, simile di simile. E non solo lui. E l'esca della... dell'inganno, che è una proprietà della struttura dell'esibizione. C'è sosia, se non come colmo dell'attività, colmo impossibile dell'attività. Ogni identità assunta è eroica. Non c'è identità se non nella morte di sé. Ma identità nel suo principio. Identità nel suo principio è il principio di morte del figlio, di morte dell'uno. Del figlio come uno, funzionale, come figlio come uno. Identità sessuale. Sì, identità sessuale è il concetto. Cos'è identità sessuale? Identità sessuale. L'uno nella sua identità sessuale che cos'è? È l'uno che si divide in due. È bisessuale? Maschile femminile. Non contraddistinguono la differenza sessuale, una varietà sessuale. Maschile femminile. Sono maschere. Sono maschere. Maschile e femminile, è la mascheratura proprio del carnevale, che non diverrà mai sessuale, mai temporale, mai sociale o politica. Ma ogni sistema politico ha bisogno di rendere sociale, politico e sessuale il suo carnevale. Nexus, l'idea,
del simulacro, del sembiante, del punto e del contrappunto, nexus. Se l'epoca si definisce come economia della città, si fonda, e perché si fonda, sul nexus finalis. L'uno che si divide in due è l'uno che ha come fondamento, come condizione fondamentale, diciamo, non lo specchio. La condizione invece della struttura dell'esistenza, dell'esibizione, della struttura in cui funziona l'uno è lo sguardo, non lo specchio. L'epistrofe è dell'uno diviso dall'uno. L'epistrofe. Cos'è l'epistrofe? L'epistrofe. La riflessione, reflexio. Convertita in latino in reflexio. L'epistrofe. C'è la strofe. L'udetur. La strofe. Tu. Strofe per versi, strofe per versi, strofe per versi, epistrofe, reflexio. Ma com'è che la reflexio viene posta come speculare? Lo specchio non è un vetro, non è un volto, non è un occhio. Non è il demonio. Lo specchio non riflette. Lo specchio della parola, come condizione della parola, lo specchio come punto e come contrappunto, non riflette. Epistrofe. Ma Proclo, come intende l'epistrofe? La reflexio, come? Come ritorno all'uno. E così la svolta, la strofe, la svolta, tournant, detour.
Questa l'idealizzazione, l'idealizzazione e obiettivazione, il causalismo, l'idealizzazione e automaticismo. L'idealizzazione, anzitutto, automorfismo, poi antropo, socio, morfismo, ma automorfismo. Togliete il punto e il contrappunto, togliete il tempo e avete le forme del sembiante, la forma del sembiante è la forma del tempo, cioè la forma ideale del sembiante, la forma ideale del tempo. È questa che queste forme ideali, queste sarebbero eidola, ma è un modo assurdo di intendere eidolon. Eide sono forme, eidolon, eidolatreia, eidolatreia, idolatria, eidolatreia. Che ma le forme spurie, le forme impure, eidola, le forme apparenti, le mere apparenze. Sarebbero molto lontane dal prototipo, dall'ideale, dal nexus finalis. La materia è immateriale. La parola è immateriale. La sembianza. Il linguaggio. Sono immateriali. La materialità, in tutta la sua idealità, si fonda sulla morte della materia. L'idealismo culmina nel materialismo. La materia di Lenin è spirituale, sostenuta dal nous, materia ascendente, elevantesi. Materia nella mano della provvidenza. Quella di Lenin. E la sua spirale, appunto, è circolare. Per Engels, la materialità è supporto dell'unità. Ed è unità essa stessa. La materia della parola è la materia con
come dimensione della parola, quindi materia della parola. Come la sembianza è sembianza della parola, il linguaggio è linguaggio della parola. Il linguaggio senza la parola, ove la parola sia secondaria o fenomenica, non è il linguaggio, è il discorso come causa. La parola ontologica è la parola spazializzata. La materia della lingua è la lingua, la lingua. Appunto la lingua nella sua materia, se la lingua secondo la dimensione di materia è la lingua. Perciò l'altra lingua è la lingua altra. Quella che si chiama la nevrosi è la materia del labirinto. Quella che si chiama la psicosi è la materia del linguaggio. La materia. Dicevamo quasi 50 anni fa, è non semiotizzabile. Quale materia è non semiotizzabile? La materia della parola, la dimensione di materia come dimensione intellettuale. Le cose procedono secondo la dimensione singolare triale. Procedono secondo la funzione singolare triale. Procedono secondo l'operazione singolare triale. Procedono secondo la condizione singolare triale. E procedono dalla relazione out, non è out Cesare, out Neil, assunto poi da Cesare Borgia, il motto assunto da Cesare Borgia. Out ma nemmeno nemmeno l'out di Enten Eller di Søren Kierkegaard. Out principio di contraddizione. Se è principio di non contraddizione, allora è principio del terzo escluso. Allora è l'out che include il tempo, include la differenza e la varietà. Allora è principio, è un principio dell'out-out, principio di non contraddizione, principio di espunzione dell'altro, principio del probabilismo. Del fare per mostrare, per dimostrare, per esperire. Come dice Florensky, Rubliov,
fa un'opera collettiva, collettiva, l'icona è collettiva. Ma è comunitaria. Il suo realismo è dato dal suo idealismo. L'icona è radicale. Dio si è servito di Rubliov come il pittore o il poeta per Platone. La dimostrazione dell'esistenza di Dio, l'elenchos, dove sta? Nell'icona che si chiama la Trinità di Rubliov. Florensky, Pavel Florensky. Cioè auto è retto a principio, è il principio del terzo escluso, il principio di non contraddizione, cioè che cosa, principio che pone dinanzi l'auto. Se l'auto sta dinanzi, è positivo o negativo che sta dinanzi? È l'alternativa tra la vita e la morte che sta dinanzi? È l'alternativa tra la vita e la morte che sta dinanzi? Allora, il principio dell'aut-aut è il principio dell'androgeno trinitario. L'agone sta nella relazione. Così l'antagonismo sta nella relazione. Il conflitto, la lotta, la battaglia, nella relazione. Posta dinanzi, la bilancia richiede una sola cosa, la conciliazione, l'economia della morte, l'economia del negativo. Cose procedono dall'inconciliabile della relazione, e la struttura di questo processo, del processo, non della procedura, del processo segue la procedura. La struttura è distinta dalla vel, non dall'out-out, dall'intersezione fra la tecnica e la macchina.
Non c'è tecnica mimetica o macchina mimetica. Principio di lunga tradizione, principio di negazione della memoria. È il principio ideale. Principio di quello che nella sua dermatologia Bataille chiama lo spreco. Lo spreco. Lo spreco. Sprecare, idealmente, e risparmiare. Lo spreco di sé, lo spreco dell'altro. Arriva a dire Bataille, la distruzione di sé, la distruzione di sé, come spreco. Che può trarre all'estasi. Principio di morte, principio del risparmio, principio dello spreco. Ovidio, Ovidio, Perin, Hac, Cadaver. Sant'Ignazio, assume la formula. Convertendo l'obbedienza in sottomissione. Leggete la formula di Sant'Ignazio, per gli esercizi spirituali, per Indac Cadaver, per obbedienza cieca. L'obbedienza cieca, dice. Poi in realtà è l'obbedienza sorda. L'estasi
estasi. L'estasi. E la è lo stato di grazia proprio della conoscenza. La dottrina di Natale, la dottrina dell'estasi. E anche quella della tomba. Ibn Arabi, Ibn Arabi. Io ignoravo che ci fu altro che Dio. E la formula che Enrico Robin assume come propria dell'ontologia che egli chiama integrale. L'estasi è l'estasi della circolarità. Senza sembiante e senza tempo. Senza la cosa, senza il narcisismo. Eikon.
che viene appunto nella versione il mago. Il mago. Ma non è il mago. Eikon, quindi ad immaginem dei Eikon, il testo, sotto poi con ad immaginem, Eikon, e non è somiglianza, è omoiosis. Voiosis. Parità. Ma Eikon, se Eikon di Dio, Eikon per Platone, Eikon. Il modello ideale. È così l'icona. Per Florensky, per Bulgakov. È il modello ideale. Però Eikon e icones, icones per gli uomini comunque, quindi loro anche l'uomo come Eikon, Cristo come Eikon. To agarma era rispetto agli Cares eimi agarma tu Apollonos. Cares eimi sono Cares. Io sono Cares. Agarma di Apollo. Intraducibile, statua e gioia di Apollo, ma statua che non senza peso, senza gravità. La silhouette di Apollo, to agarma. Un'altra lettura del sofista. Alcibiade, Agatone. Socrate. Agarma. Fantasma, fantasia, fasma. Hanno avuto traduzioni. Quindi, per gli stoici fantasia est index sui. Aristotele mai la psiche
pensa senza fantasma. Ma fantasma è... Come traducono? Senza rappresentazione. Perché fantasia, fantasma è sempre fosso, eh? Luce, luce, luce. Cicerone, fantasia, traduce con visum. Visum. La messa in luce, fantasia, no? C'è qualche altra cosa forse da intendere. Faino! Perciò anche tutto ciò che viene chiamato apparire, parvenza, apparenza. Viene alla luce. O all'idea. Ma non l'idea luminosa. Non la facoltà di produrre idee per immagini o immagini ideali. Idola. Sono le ombre dei mortali, anzi dei morti, senza i corpi. Idola. Eidolon, eidola, sine corpore forme, senza il corpo della forma, sine corpore forme, forma è, il corpo della forma, non la forma del corpo, senza le forme, no, sine regge l'ablativo, corpore, corpore, non il genitivo, il genitivo forme, forma è, viene dopo corpor, corpore, corpus, il corpo della forma, senza il corpo della forma, quindi la forma senza il corpo, ede sono forme. Soltanto censo. Censo. Quindi mai Eidolon per la divinità, ma per Dio, ma censo, e all'opera Eidolon come immagine di Dio, Alethes, e quindi lo chiama Alethes Logos. Eidolon è il vero discorso. Per gli epicorei Eidolon è invece la visio e quindi l'imago. Epicorei, noi stiamo nella versione che noi abbiamo, le versioni sono quelle di Orazio, Lucrezio, Cicerone, Lucrezio e Orazio vuol dire l'epicureismo. La fantasia. Beh, la fantasia. Cos'è la fantasia? Cosa condividiamo fantasia? No, una cosa per dire che Faino cioè che quello che si chiama fenomeno
che il fenomeno sia l'immagine acustica. Ehi. O che il fenomeno sia l'allucinazione acustica, la percezione in quanto acustica. È una novità. È una costellazione. Che occorreva fare. Fantasia, ovvero senza l'idea del sembiante, causa e oggetto, nessuna luce, nessun intendimento. Questo è il teorema della fantasia. Senza l'idea del sembiante, segnatamente della voce, causa e oggetto, nessuna luce, quindi nessun intendimento, nessun ascolto. Florensky. Florensky, cioè, è un teologo, un filologo, un filosofo, in realtà un teosofo, un gigante, forse il più importante teosofo russo del XX secolo. Che, ucciso da Stalin nel 1937, era stato un po' trascurato, perché tutto ciò che Stalin ha colpito, è meglio non toccarlo, perché potrebbe sempre arrabbiarsi Stalin. Ma dagli anni 90 in poi, dopo la caduta del muro di Berlino, anche i documenti della morte di Florensky sono stati consegnati alla famiglia da Alexander Yakovlev. L'hai riconosciuto, no? Alexander Yakovlev. E quindi moltissimi studi intorno a Florensky. Florensky e come sono altri teosofi tedeschi, teosofi francesi. Bataille è un teosofo. Certamente, diciamo, che è confrontabile con i grandi teosofi islamici. E il radicalismo della religione ortodossa che respinge il Rinascimento. Il Rinascimento è l'industria della parola. Che spazializza la parola. Che cosa propone Florensky? L'icona ideale, la spazialità pura, il canone iconico, il prototipo, il modello ideale. Lo standard ideale. Ma lo standard ideale lo fabbrica Rublev. E chi oggi riprende l'icona nella sua radicalità, non l'icona che è venuta dopo, che si è lasciata
traviare, depistare dal Rinascimento. Non tutta l'arte che è arrivata in Russia con il Rinascimento e con lo spostamento della capitale a San Pietroburgo e poi addirittura Caterina II, la grande Caterina. Le icone sono simboli eterni. Ciò che importa, il realismo è severamente ontologico ed è idealismo, cioè il reale non è la natura, non è la storia, eh? Non è la politica, no, la politica del tempo, la storia come ricerca, no, il reale. E il reale è lo standard. È lo standard. Cioè risponde al canone del bello come canone della verità. Allora è chiaro che c'è un principio dell'icona, del canone iconico, che come canone del bello e canone della verità, che il principio che oggi viene assunto dall'economia globale e che viene ribadito da Florensky e ancora da Bulgakov, il sofiologo. Il principio della condivisione comunitaria, della condivisione sociale. Bulgakov, il volto e la maschera. Per chi è Bulgakov? Per il volto o per la maschera? La maschera sarà Eidolon e il volto sarà Eikon. Eikon contro Eidolon. Là l'idolatria, il Rinascimento è idolatria, l'arte e la cultura, la tecnica e la macchina sono idolatria, perché non sono mimetiche. Il mimetismo, quello è il mimetismo naturalistico, dicono loro, ma qui non c'è da imitare. Qui è il proprio realismo, ancora più che mimetismo, identità. La visio dei attraverso la visione dell'icona. Quella che Eckhart, lui, che stabilisce il terzo livello dell'immagine, che è quello della visio dei. È il terzo livello stabilito da Eckhart. È questo che viene assunto da Florensky. Cioè, quello che importa è il nexus finalis, cioè il nesso ontologico con gli archetipi, con i prototipi. È la dimostrazione, molto di più, è la presentificazione attraverso l'icona. L'icona è presentificazione, elenchos, ma in un senso... in questo senso Bulgakov quindi è il volto è l'icona di Cristo, il corpo umano ideale, ma non il corpo umano dopo la resurrezione, la carne dopo la resurrezione, che non viene riconosciuto il Cristo nemmeno da Maria Magdalena di Magdala. Non viene riconosciuto.
scambia, abbiamo detto, no, scambi per un giardiniere, un ortolano. L'icona di Cristo, il corpo umano ideale, la forma ideale del corpo, la forma ideale del corpo, cioè è l'ideale corporeo, senza il corpo della parola, senza la scena della parola. E la gloria nella, del, della, della car- del corpo, dopo la resurrezione, la gloria, questa gloria, è una gloria credibile, immaginabile. Rispettabile. Cioè una gloria spirituale. Il corpo, cioè il corpo. Corpo, scrive Bulgakov, è un vaso, dello spirito. In realtà, tutto ciò appunto è... E l'empeiria, cioè l'esperienza presa dall'ideale, l'esperienza sotto l'idea di fine, che è metastorica. Prospetto una realtà metastorica e metapolitica. Una realtà esperita. Questo è il preambolo, perché in effetti invece tutto l'esposizione riguarda tutto, tutto questo che non ho esposto, sulla questione, delle novità intorno all'immagine, alla sembianza, importantissime. Sono tante. Poi ho anche i libri, anche questo qui. E anzi l'ho lasciato di là, però come accenno, no? Come accenno, allusione, questo, no, perché se no non intendiamo oggi che cosa sta avvenendo, pensiamo che queste sono cose, no, cosa sta avvenendo. Senza nessun questionamento più, gli ideali, cioè che si fondano sulla morte, sono imposti. Questa è l'epoca. Allora, analizziamo questo radicalismo. Radicalismo vano. Il sembiante non può togliersi, il tempo neppure. E rispetto al sembiante, quindi, che è la cosa. Il sembiante ha come una delle sue proprietà la vanità, il sembiante. Quindi il radicalismo aggiunge vanità alla vanità, ma non intacca il sembiante. Questo è il noli me tangere. E
E poi c'erano altre cose, ma anche come sempre nel preambolo, ma comunque. Un'allusione. Cioè noi stiamo dicendo le cose oggi nuove, stiamo inaugurando un'altra era. E quindi stiamo gettando le basi di quest'altra era, che non riguarda soltanto noi. Ah, un accenno soltanto, perché questo faceva parte del preambolo, per una parte che non ho svolto del preambolo, che riguarda tutto ciò l'immateriale, il servizio intellettuale, i dispositivi intellettuali. Allora, ci sono due economisti che hanno fatto ricerche e intorno al management, intorno ai contratti, intorno ai servizi, intorno all'immateriale. E che cosa hanno trovato, no? Che rispetto all'impresa, quindi che chiaramente a questo punto è l'impresa della parola, oppure è l'esperienza come impresa, la memoria come impresa, rispetto all'impresa, il manager bisogno di qualche altra precisazione, no? Quindi magari è un dispositivo di valore. Dispositivo di valore. È il dispositivo di valore dell'azienda. È importante. E i servizi intellettuali dell'azienda sono importanti. E l'immateriale è importante. E che questa è una nuova era. Ciò per cui questi due economisti hanno avuto il premio Nobel è l'1% della novità in materia di impresa che abbiamo avanzato in questi circa 40 anni. Ma è l'immateriale oggi, l'immateriale. L'immateriale, la più grande società di autonoleggio non possiede un'auto, il maggiore media del pianeta non ha rotative, quella che non possiede un'auto è Uber, il maggior media del pianeta non ha rotative, Facebook, il più grande ipermercato non ha magazzino, Alibaba. La più diffusa compagnia telefonica non ha centrali, Skype. E il più grande fornitore di ospitalità non possiede palazzi, Airbnb. E sono tutte aziende queste nate da pochi anni, appena nate. Eccetera. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è la manifattura digitale. Si parla di manifattura digitale come però negando la materia. Sì, ma loro la questione è. È un azzeramento. No, aspetta, c'è la mia questione della sostanza. Cioè il sostanziale
se non è più postulato. Se la sostanza non è più postulata, c'è una rivoluzione. Allora, noi, mi pare che la cosa importante, no? 50 anni fa quasi, il dogma della transustanziazione, cioè mentre il concilio diceva transustanziazione, il dogma della transustanziazione, cioè non c'è più sostanza. Se le cose procedono dal due, dalla relazione, la relazione è contraddistinta dal dogma della transustanziazione, dell'Eucaristia, non c'è più sostanza. Cioè dall'ironia, cioè questa è l'ironia, non quella di Socrate. Perché di Socrate, io voglio dire una cosa, Socrate, le varie testimonianze di Socrate, da Platone a Senofonte, a Plutarco e a Apuleio, cioè il daimon, è una cosa, ho fatto un'indagine, vi dirò qualcosa, cioè lo scriverò perché sono cose importantissime, il daimon. Questo daimon, cioè, Socrate è arrivato dappertutto. Il daimon, che comanda? La guida. La guida è il daimon. Il daimon guida. Il daimon guida. Purtroppo tutto quello che ho indagato non ho potuto svolgere. No, è qui, lo devo scrivere. Ci vorrà molto tempo a scriverlo, perché è veramente tanto.